o non piace. Ora, se qualcuno, e mi riferisco già a chi prende le decisioni ad alti livelli, ha deciso per un motivo che, non lo so, che può essere magari anche elettorale, di anticipare alcune aperture, contrariamente a quanto avevano previsto i comitati scientifici, che cazzo li teniamo a fare questi comitati scientifici? Ma perché non li cacciate? Visto che li paghiamo noi e li paghiamo profumatamente, ne sono migliaia, e poi quello che decidono voi li mandate a monte, cacciateli! Cacciateli almeno! Perché non è normale che questi fanno un calendario e poi questo calendario viene stravolto, violentato da scelte politiche, a mio avviso, inopportune e sbagliate. Bisognava, insisto e lo dico per l'ennesima volta, alcune attività tenerle chiuse e finanziarle e sovvenzionarle. E invece il mese scorso, per l'ennesima volta, hanno ridato i soldi, quei famosi 600 euro, a tutti quanti indistintamente, senza fare una scelta oculata e finanziare quelle attività. E non è normale, non è una cosa, voglio dire, cioè dobbiamo per forza provare a vedere se ci facciamo male o no? C'era la possibilità di fare una cosa più ragionata, perché no? E allora adesso invito voi, cari miei concittadini, siccome chi doveva fare quella scelta ragionata non l'ha fatta, beh, adesso tocca a noi, noi ne siamo responsabili. Siamo responsabili della nostra vita. Avete capito o no che se succede qualcosa non perdi una giornata di lavoro? Si fotte praticamente tutto lo sforzo e il sacrificio. Io sono andato a